abito qua dove è successo il fatto, no? E ho sentito delle grida, insomma, gente che parlava a voce alta, e però essendo questo un posto centrale, insomma, è comune sentire grida e queste cose. Poi, ovviamente queste grida insistivano e io ho avuto l'istinto e ho detto, vabbè, è successo qualcosa, e mi sono affacciato dalla mia finestra e ho visto questa scena, insomma, un mio amico che praticamente veniva, che era avvinghiato con un vicino, un altro vicino, che il mio amico era completamente ricoperto di sangue. Ho cercato di gridare e dire che state combinando, che state succedendo. Ho visto la cosa non sortiva effetto, sono sceso al volo. Quando sono sceso già erano, diciamo, separati e il carnefice era steso a terra, seduto, e il mio amico, coperto di sangue, che inveiva contro di lui, però che poi incominciava a allontanarsi. E scusi, ma sono ancora un pochettino sotto shock. E a quel punto io ho detto al carnefice, ho detto, ma come ti sei combinato? Cioè, proprio sei caduto nel fondo dell'umanità, no? E lui mi ha detto, no, chiedigli a lui che ha fatto commenti, insomma, sul fatto se io sono un buon padre o no. E io so, diciamo, per vie trasversali di contatti comuni che c'è questa storia, sì. Che Una donna che era contesa. magari la vittima non sapeva che aveva questa relazione con lui, ecco. E quindi quando l'ha scoperto, siccome questo ragazzo gli è morto la mamma, il papà, il fratello lavorava in Svizzera, magari aveva questo vuoto affettivo che purtroppo è stato utilizzato nel modo sbagliato.